tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere da cosa si travestirà la Squinzy per carnevale. Dopo un lungo travaglio siamo arrivati finalmente alla conclusione con esito positivo per il vestito della Mary Poppins. Ha deciso di vestirsi da Mary Poppins, ma non la Mary Poppins dell'ultimo film uscito, Il Ritorno, ma dalla vera Mary Poppins, che vi metterò qui la foto. Quindi ci siamo messe, io, la mia mamma e la mia sorella, all'opera per realizzare il vestito, diciamo, identico. Innanzitutto perché la mia sorella è psicopata e quindi le cose vanno fatte identiche. Ora, si può fare anche simile, no, identico, comunque sia. Allora, per fare il vestito, la Mary Poppins ha una camicetta bianca e una gonna grigia l'ho fatta, perché la Mary Poppins ce l'ha grigia, blu, nera nei film, ce l'ha di tanti colori, visto che l'ho anche rivisto il primo film per vedere bene come era vestita. Noi l'abbiamo fatta con la gonna grigia di quando proprio la Mary Poppins arriva nella casa di Jenny e Michael e si spoglia, inizia a mettere a posto, a togliere la roba dalla sua borsa, quindi come è vestita lì. E infatti non gli ho fatto il cappotto sopra barra impermeabile, quello che ha, non gliel'ho fatto, gli ho fatto soltanto camicetta e gonna. Quindi la gonna grigia, questa fatta lunghina fino allo stinco, che gli arrivasse allo stinco, e una camicina bianca. Allora, questa camicina l'ha fatta la mia mamma come la gonna e gli ha fatto proprio il colletto così con la ruscettina, come ha veramente la Mary Poppins. Se avesse avuto già la camicia nell'armadio bianca, sarebbe andata con il colletto tondo come ha tutte le camicie. Però poi la mamma questa era già in fase di... cioè la stava già facendo e quindi ha detto: guarda, le la finisco ma li faccio il collettino, così, perché ancora non l'aveva fatto, quindi così. E in più c'ha questo fiocco, perché la Mary Poppins qui c'ha il fiocchino rosso, così che gli viene cucito così, insomma, chiudendo il colletto poi si cuce questo fiocchettino così con un po' di stoffa rossa. Poi aveva le calze nere e un paio di scarpe nere che le avevo già comprato per, diciamo, la domenica, nere con la punta d'argento, è uguale, un paio di scarpe non stivaletto né nulla, scarpe normalissime, diciamo stringate. La parte più complicata è stata fare il cappello e l'ombrello, ovviamente, perché il cappello è questo, che doveva essere identico, e questo è l'effetto finale, ma ora vi metto la clip di come l'ho realizzato. Per il cappello della Mary Poppins ho preso la misura della testa della Squinzy, visto che c'ha un cesto di capelli che sembra un pagliaio, le ho preso, diciamo, 60 cm, poi un po' da accomodare, e ho tagliato una striscia tutta lunga di cartoncino e poi appunto l'ho spillata così, facendo un cerchio, e l'ho fatta di 4 cm su per giù, non è che sono andata tanto dritta, ma 4 cm perché la Mary Poppins non ce l'ha tanto alta, come si dice, l'altezza del cappello, ce l'ha piuttosto bassa, quindi l'ho fatta di 4 cm. Poi ho preso una padella per fare il cerchio del cappello, la base, diciamo, ora io l'ho presa, ho preso una padella grande che avevo e devo ancora aggiustarla perché questa è in fase di costruzione, e ho fatto poi il cerchio, un cerchio grande quanto questo. E in più ho fatto un altro cerchio più piccolo, di 1,5 cm più piccolo, perché vado poi a tagliare questo nel centro, infatti vedete c'è una X perché lo devo tagliare, e vado poi a ritagliare, proprio fare
dei pezzettini così, ma ora ve lo faccio vedere quando l'ho fatto, per fare delle alette, perché così che io metto questo e poi tiro su le alette, almeno mi rimane bello fermo. Vedete, ho fatto tutte le alette così e ho riprovato questa parte del cappello. Mi raccomando, riprovatela perché tipo a me mi stava. Questo mi entra benissimo, il cerchio, questo dell'alzata del cappello, mentre questo facendo le alette non mi entrava più. Quindi ho fatto delle alette, non tutte, alcune un po' più profonde, così che mi è entrato. E ora vado a incollare queste alette a questo con la colla a caldo perché almeno tiene meglio. Per il sopra del cappello ho preso la misura di questo dell'alzata, non so come si chiama, ho preso la misura di questa e ho poi aggiunto 1,5 cm per fare le alette. Guardate, vedete qui, per fare le alette dentro e ce l'ho incastrato. Ho incastrato appunto questo pezzo dentro a questa alzata. Non so come si chiama, lo spessore, e l'ho incollato tutto con la colla a caldo. E per ora mi sono fermata perché le lo devo riprovare. La mia bambina ora è a scuola, quindi le lo devo riprovare perché mi piacerebbe mettere qui tutto un pezzo di carta che copra queste alette, perché me lo sono provata e mi sono asportata tipo una sciocca di capelli, quindi evitiamo. Poi qui ho fatto tutti questi segni. Qui che è 1 cm dal bordo perché mi sembra che la tesa, sentite qui che parole, sia troppo larga e quindi la volevo diminuire, però anche qui mi sono un attimo fermata. Poi, dopo che l'avrò provato, lo devo dipingere. La Mary Poppins è cappello nero, quindi prenderò una bomboletta e lo spruzzerò tutto di nero, perché con la tempera, secondo me, devo dare troppe mani e quindi preferisco con la bomboletta. Poi la Mary Poppins ha delle belle gerbere, delle margherite grandi sul cappello e delle ciliegie. Allora, ho trovato in un negozio cinese queste. Questo mazzolino di fiori meraviglioso, con queste margherite belle grandi e poi ho trovato anche questa decorazione natalizia con queste palle che per me faranno da ciliegie. Quindi questo l'ho pagato 1,50 € e questo 1 € mi sembra. E di questo ne ho due perché mi servono, perché ha la Mary Poppins, mi sembra, 5 margherite sul cappello più una bella alta che gli sbuca fuori. No, 3 margherite più una bella alta, quindi insomma io ho preso 5, poi mi dovevo accontentare. E quindi ora le lo provo e poi vi farò vedere l'evoluzione. Questo è il risultato finale del cappello, appunto, della Mary Poppins. Allora, avevo fatto qui i segni per la riduzione, come vi avevo detto, perché dovevo vedere se ridurre, diciamo, la tesa del cappello, ma l'ho lasciata grande così, anche perché, insomma, dovete vedere un pochino voi come sta sulla testa, appunto, dei bambini, insomma, prendete un pochino voi le misure e l'ho dipinto con la bomboletta nera. Tranquillissimamente. Dentro, come vi avevo detto, avrei fatto qualcosa perché già mi erano partiti un po' di capelli, ero rimasta calva e ci ho messo tutto giro giro un pezzo di cartoncino, non cartone ma cartoncino. Addirittura ho preso la scatola di Corn Flakes e ce l'ho incollata qui almeno che non si dovesse strappare i pezzi, ciocche di capelli. Poi, allora, tenete conto che io me ne sono accorta tardi, nel senso tardi, quando le l'ho provato, prima, dopo che ho fatto quell'altro pezzettino di video che non ve l'ho fatto vedere, che era ancora in costruzione. Allora, questo cappello in pratica sta appoggiato sulla testa, non sta
non si deve calzare perché qui, vedete, lo spessore è poco, come vedete, di 4 cm e basta. E lì sta giusto appoggiato. Se volete che il cappello sia calzato, dovete fare questo, lo spessore più alto. Fatelo molto più alto per farglielo entrare bene in testa. Io le l'ho fatto così appunto di 4 cm, ma anche perché lo terrà il cappello giusto tipo per entrare al compleanno e per tipo a scuola, per entrare a scuola. Poi lo prende e lo mette via, perché non è che gli serva poi per giocare, gli dà noia. Altrimenti, se lei lo voleva tenere, avevo pensato di mettere qui, cioè un filino da una parte e un filo da quell'altra di questo raso, vedete, aspettate, vi faccio vedere, di questo filo di raso l'avrei attaccato per legare il cappello sotto il mento, quindi due, per fare un bel fiocco sotto il mento. Poi, come vi avevo detto, appunto, avevo comprato le margherite dai negozio cinese e anche questo filo di raso, un nastro, non è un filo, è un nastro di raso. Avevo proprio comprato tutto il, diciamo, il rocchetto da questo negozio di cinesi per, diciamo, rifinire qui il cappello. Questo è il cappello appunto della Mary Poppins. L'ombrello, ovviamente ho preso un ombrello che avevo in casa, di certo non sono andata a comprarlo, e ho cercato appunto l'ombrello senza il manico, quelli normali da attaccare qui al braccio, senza così. L'ombrello come ce l'hanno all'IKEA, senza, cioè con il manico che sta così dritto, senza il giro, insomma non so come si chiamano. E ho trovato questo in casa, un ombrello nero, infatti è più piccolino perché avevo questo. E sopra le ho realizzato il pappagallo, questo uccellaccio malefico, che per realizzarlo mi ci è voluto veramente tanto tempo, perché l'ho realizzato e poi ovviamente l'ho dovuto colorare. Ora vi metto la clip anche di come ho realizzato questo pappagallino. Per realizzare questo uccello dell'ombrello di Mary Poppins, allora ho iniziato facendo qui sotto una palla di carta e fissandola appunto al manico, e poi l'ho ricoperta con la carta, l'alluminio. L'ho ricoperta tutta e piano piano poi ho cercato di realizzare anche il becco, e io volevo fargli soltanto il becco così, ma mia sorella gli piaceva anche questo pezzo qui, vabbè, lasciamo perdere. E insomma, l'ho fatta appunto con la carta d'alluminio e poi ho, diciamo, un po', come si dice, stretto qui, fatto una rientranza per l'occhio, e poi appunto ho fatto due palline di qui e di qua per gli occhi, perché c'ha, diciamo, gli occhi a palla, gli escono un pochino, però si vede sia la rientranza del bulbo oculare che poi appunto la pallina dell'occhio. E poi tutto questo lo vado a ricoprire con la carta pesta, che io la faccio con la colla, la faccio con acqua e una tazza di acqua e una tazza di farina un po' cotte sul fuoco, e poi quando vedo appunto la consistenza giusta le levo dal fuoco e spennello tutto e ci metto sopra la carta bianca, perché di solito ci metto la carta di giornale, ma visto che voglio poi dipingere l'uccello, quindi faccio subito con la carta bianca. Comunque sia, la colla si può anche utilizzare acqua e colla vinilica semplicemente. Quindi ora lo vado a ricoprire tutto con appunto la carta pesta. Come potete vedere, ho fatto la carta pesta appunto con carta bianca e colla fatta da
farina e acqua. Infatti, se vedete bene, è un po' più giallo, ma a noi non ce ne importa niente, perché io poi prenderò e andrò a dipingerlo. Innanzitutto farò una bella mano di vernice, sì, vernice, di tempera bianca, e poi lo andrò a colorare. Ho fatto appunto la cartapesta in modo che, guardate, anche qui sotto, non so se riuscite a vedere, poi andrò a tagliare con le forbici per riavere l'ombrello normale, che non è che lo terrò così per sempre. C'ho l'uccello un po' storto, ma non mi interessa, perché qui c'è un gonfiamento e qui invece è piatto, vorrà dire che c'aveva un ascesso in bocca, non mi interessa. Comunque sia, questo è il lavoro quasi finale, cioè finale della carta pesta. Ecco com'è venuto l'uccellaccio malefico, il pappagallo della Mary Poppins, dell'ombrello. Allora, come vi avevo fatto vedere prima, era giallino, diciamo, perché con la colla fatta appunto con la farina era venuto un po' giallino. Allora io ho iniziato a dipingerlo facendo una base tutta bianca, ma poi, ripensandoci bene, a continuando a tingerlo, potevo anche evitare, però va bene, ho fatto tutta questa base bianca di tempera e poi ho iniziato, guardando sempre la foto di quel pappagallo, a ridipingerlo simile. Ho attaccato, infatti, che prima non ce l'avevo, questi triangoli tutti intorno, con, che sono pezzi di cartoncino. Quelli sopra sono più corti, quelli sotto sono più piccoli e più lunghi, perché avevo un'idea di dipingerle tutte le piume, però veniva un lavoro veramente troppo difficile perché non riuscivo a fare bene chiaroscuro, quindi ho deciso di attaccarle. In effetti è molto bellino anche così. Poi ho fatto tantissime sfumature di verde perché non mi riusciva a trovare quella, diciamo, giusta, e ne ho fatte tantissime. Addirittura questo è più giallo di verde, però mi è venuto un verde chiaro bello. E l'occhio, ovviamente, lui non ce l'ha così, perché lui c'ha, diciamo, più sopracciglio molto più bombato, e anche la borsa sotto gli occhi ce l'ha molto bella rigonfia. Io, ora, facendolo così, ho fatto quest'occhio a palla fuori, quindi ho cercato di, tra virgolette, ritruccarlo per benino, facendo insomma un po' l'effetto così. Poi vabbè, ho dipinto appunto la testa così, gli ho fatto qui il contorno per dargli un po' di profondità, e mi raccomando, il becco è tutto nero, però mi raccomando, la tempera si sgretola, guardate, vedete, viene via così facilmente, quindi mettetene poca e picchiettatela con il pennello, non dipingete proprio con un tocco di tempera, picchiettatela e cercate di mettere, diciamo, il meno possibile, o comunque sia per coprire e basta. Non fate 1, 2, 3 strati di colore perché vi viene via, vedete, io ora la devo riprendere ancora perché viene via veramente facilmente. E nulla, e questo è il pappagallo, ho cercato di fare il meglio possibile. Fine. La Mary Poppins ha quella valigia, la sua borsetta, e io le ho dato alla Squinzy questa borsa qui, che addirittura si chiude, ma questa borsa non l'ho comprata, è, diciamo, la borsa che usiamo per andare a sciare per il cambio. Lasciamo perdere. E la mia mamma ce l'aveva di già, e gli piace queste stoffe un po' di questo colorino non molto allegro. Infatti ci sono i bambini che sciano e che fanno a palate di neve, ma non ci andava bene lo stesso per avere una borsa bella grande della Mary Poppins. E addirittura ho idea di mettergli dentro una bajour, una piantina finta che ho in bagno, perché la Mary Poppins tira fuori la bajour, insomma la lampada, la pianta. Comunque sia, ci metterò dentro qualcosa. Allora, questo è il vestito che ho realizzato per la Squinzy con cose veramente fatte in casa. In tutto, tra la camicetta, la stoffa e tutto, non avrò speso neanche 20 euro. E vi volevo far vedere appunto questo vi volevo fare questo video per farvi vedere appunto come io realizzo i suoi costumi di carnevale proprio fatti in casa. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Thank you.